Ciao a tutti, mi chiamo Matteo Raciti, vi trovate nel mio studio, nel mio laboratorio. Io sono uno scultore, diciamo, mi piace modellare diversi materiali, tra cui l'argilla e la carta. Allora, per prima cosa, acqua fredda. E si mette a bollire. Accendete il fuoco, questo è un fuoco solo più grande, lo fate in cucina con un fornello più piccolo e fate bollire l'acqua. Mettete l'acqua fredda in un contenitore, a casa lo potete fare in una piccola ciotola. Prendete la farina di grano tenero 00 e cominciate a mettere l'acqua fredda in modo da non fare grumi con una frusta da cucina, da dolci. Quando l'acqua raggiunge il bollore, all'interno mettiamo l'acqua e la farina e aspettiamo che bolle di nuovo. Al bollore scoprirete che l'acqua con la farina è diventata più densa come una crema e avete pronta la vostra colla fatta con la farina. Quindi tagliate con una forbice i giornali in modo da renderli dei fogli singoli uno con l'altro. Prendete un pezzo di fil di ferro con attorno un film di plastica, piegandolo in due, questo determinerà l'altezza della vostra scultura, del vostro omino in cartapesta. A questo punto questa sarà la vostra testa, quindi girate un po'. E qui avrete le vostre gambe. Modo molto semplice, come se stesse disegnando su un foglio un omino. Tagliate un altro pezzettino di fil di ferro per che saranno appunto la forma delle vostre braccia. Quindi lo pieghiamo da un lato, lo pieghiamo dall'altro e abbiamo il nostro omino in fil di ferro. Prendete un pezzettino di scotch carta e bloccate il punto di intersezione tra il corpo e le braccia in modo che esse non si muovano, facendo una X. È un foglietto di giornale. L'ho bagnato con la colla da un lato e dall'altro, senza stare troppo attenti a che sia, diciamo, perfetto, e ho cominciato ad arrotolare la carta con la colla attorno alla vostra struttura, cominciando a dare una forma a quello che avete fatto. E continuate così anche con le braccia. Con le gambe. Appallottolato un altro foglio, cominciate a costruirvi la vostra testa. Così. Quando la forma del vostro omino è finita, diciamo come volete voi, quindi piegate le braccia come volete, lo fate sorridere, ta-ta-ta, lo sedete in modo in cui volete, a questo punto o lo fate asciugare in modo da essere compatto, oppure cominciate a ricoprirlo con una carta marrone che trovate nel kit. Oppure potete utilizzare anche la carta dei sacchetti del pane. Piccoli pezzettini. Ricoprite tutto, tutto, tutto. Ecco a voi il vostro amico in cartapesta. Sono sicuro che voi farete meglio di me, lo farete ancora più bello, lo rifinirete ancora di più. Questo è un piccolo tutorial per imparare a fare la base, quindi la struttura, la colla, la carta e così via.